Oggi la cena te la metto in tazza. Bene, ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale! Sì, oggi sì, la cena te la metto in tazza! Ma quando mai? Non ci credete? Che cos'è? Cos'è un brodino? È una mug cake! Saprete cosa sono le mug cake? Sono le torte cotte nelle tazze al microonde. Ma questa volta non faremo una mug cake dolce come si suole di solito fare, ma faremo una mug cake salata. Un'ottima cena, anche abbastanza leggera. Bene, quindi spostiamoci dentro il microonde e andiamola a preparare. Stasera una cena un po' particolare, un bel boccale di birra, ma non birra liquida, ma birra in torta, una torta salata alla birra. Per farla ci occorreranno 5 cucchiai di birra, 5 cucchiai di farina zero, un pizzico di zucchero, un terzo di cucchiaino di lievito, io uso il lievito per dolci non aromatizzato, 2 cucchiai di olio di semi, se l'impasto viene troppo denso anche 2 cucchiai di acqua, un cucchiaione di parmigiano reggiano, 2 fette di salame, un cucchiaio di formaggio, io sto usando l'asiago, e un pochino di sale, quello a piacimento. Cominciamo subito. Io verso il mio parmigiano, i 5 cucchiai è una cena, quindi 5 cucchiai vanno bene, i 5 cucchiai di farina, poi il sale, con lo stesso cucchiaino del sale prelevo anche il lievito, poi un pizzichino di zucchero, guardate, proprio un pizzico per aiutare il lievito, diciamo così, poi 2 cucchiai di olio di semi e 5 cucchiai di birra. 1, 2, 3, 4 e 5. A questo punto con una forchetta miscelo tutto. L'impasto è denso, metto 2 cucchiaini di acqua. Ok. Ho ottenuto un bel impasto fluido, trituro il mio salame. Cosa ridi? È arrivato Gabriele, si è sentiva la sua mancanza. Ma no, perché tu sai triturare bene il salame. Ma come ti permetti? No, nel senso, non hai bisogno del mini pigme. Incorporo il salame triturato, come solo io so fare. Bravo. E il formaggio, che nel mio caso è un asiago, vi ricordo, voi usate quello che più vi piace. Io ho preso spunto dal libro che mi ha regalato Gabriele, ma ho modificato del tutto la ricetta per mancanza di quegli ingredienti e anche perché ho fatto una quantità maggiore, essendo il mio bicchiere più grande di quello che il libro prescriveva, quindi ho modificato. E soprattutto perché mi annoio a seguire le ricette dei libri e quindi modifico. Allora, in forno per un minuto. Il microonde ha fatto tin! No, vediamo! Ed eccola! Bella piena la nostra tazzona! Sta friggendo l'insalata di cavolo nero che accompagneremo con questa bella tazzona. Ma ci vogliono i crauti! E io c'ho il cavolo nero, è uguale. Guardate che bella, tutta lievitata con la spuma della birra anche che si intravede. Wow, fila, è buonissima, dentro è tutta piena di salame e cotta soprattutto. Soffio. Morbida e saporita, è molto pastosa, buona vero? Buonissima, seguite questa ricetta e verrà buonissima, vi lasciamo alle foto e noi ci vediamo dopo. Saluta, ciao. Visto com'è semplice preparare questa mug cake e birra? È facilissima da fare in 5 minuti. Se tornate tardi la sera, mettete 4 tazze in microonde sì, e vi scofferate una cena buonissima. Quindi vi consigliamo di accompagnarla
La mug cake è un boccale di birra, naturalmente, giusto? Anche dell'acqua va benissimo, l'importante è che la proviate e poi ci diciate cosa ne pensate qui sotto tra i commenti. Vi aspettiamo sempre anche sulla nostra pagina Facebook e su Instagram, sempre qua sotto trovate tutti i link, e naturalmente vi aspettiamo qui per il prossimo video. Noi ci rivediamo presto sulle vostre tavole. Ciao, ciao.